Emendamento 3.12 Simone Valente, parere contrario, Commissione Governo, favorevole del relatore di minoranza, è aperta la votazione. Fava. Di Lello. Fava ha votato? No, non ancora. Ecco, adesso sì. Ci siamo? Rabino? Ah no, ha votato. Ok. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 3.14 San Marco. Ha chiesto di parlare il deputato Garofalo. Prego. Sì, grazie Presidente. Noi abbiamo presentato questo emendamento proprio perché il testo originario del provvedimento dava un uso estensivo di una norma che già è contenuta, come è stato detto dalla collega Bonaccorsi, nel codice degli appalti. La motivazione era perché, pur riconoscendo che un'azienda come la RAI, insomma, che svolge questa attività, abbia l'esigenza di trattare le opere di intelletto in maniera differente rispetto ai servizi e alle forniture di carattere generale, però l'articolo, per come era scritto originariamente, ovviamente dava l'impressione che invece la deroga era tout court su tutti quelli che erano gli acquisti, e questo noi non lo potevamo accettare perché un'azienda pubblica deve seguire assolutamente criteri pubblici. Se i due emendamenti della Commissione, 3.800 e 3.801, mi rivolgo ovviamente ai relatori, restringono assolutamente l'ambito soltanto all'opera di intellette, garantendo che ci sarà un'azione assolutamente, oltre che di vigilanza, comunque già per legge indirizzata all'estensione al contrario, perché tutto ciò che invece non è opere di intelletto vengano soggette a regole ovviamente di trasparenza, economicità ed efficienza, e comunque con l'utilizzo massimo delle gare pubbliche, questo ci dà la possibilità, ovviamente ci dà intanto la sicurezza di avere ottenuto già un risultato importante, ma rimane aperto su una fase successiva, e questo rivolgo al sottosegretario, l'attenzione che invece sulle scelte opportune che si faranno sul palinsesto ci deve essere una massima attenzione. Se il relatore su questo mi dà dei chiarimenti, io potrei prendere in esame l'istanza di ritiro dell'emendamento. Grazie onorevole Garofalo. Onorevole Bonaccorsi, prego. Sì, ribadisco quanto già espresso prima, cioè che con i nostri emendamenti abbiamo voluto definire l'ambito e quindi il richiamo nettamente all'articolo 19,b del codice degli appalti, e quindi ci riferiamo esattamente a quel tipo di merceologia, chiamiamola così. Questo significa che se RAI deve acquisire un format, ad esempio Montalbano rientra dentro a questo specifico, se deve fare un'acquisizione di mobili o sedie, invece viene assolutamente presa in considerazione la normativa del codice degli appalti senza deroga. Grazie, non essendoci altri iscritti a parlare, metto in votazione il 3.14.